Il racket torna in azione a San Severo. Ieri notte due bombe sono state fatte esplodere in città ad un'ora di distanza. Nel mirino due attività commerciali, la profumeria Afrodite di Viale 2 Giugno e la rivendita di automobili Romano Opel di Via Giustino Fortunato. Le deflagrazioni sono state fortissime, avvertito in tutto il quartiere a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Ingenti danni causati alle attività commerciali. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, mentre i carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Quelle di un'attività commerciale avrebbero ripreso due giovani a arrivare a bordo di un monopattino, piazzare l'ordigno e fuggire via. Solidarietà al titolare della concessionaria, al profumiere, che questa notte sono stati vittime di episodi criminosi, episodi che non raccontavamo più da diversi mesi, a onore e merito di un'attività egregia portata avanti dalle forze dell'ordine nei mesi precedenti. Tuttavia, il fatto che la stessa notte, in due punti differenti della città, vengano compiute attività criminali, pone il tema di un maggiore pattugliamento della città, soprattutto in orario notturno. Per questo credo che l'amministrazione comunale e la città di San Severo abbiano più di una ragione per richiedere con forza la elevazione del livello a primo dirigente del commissariato di Polizia di Stato e elevazione a sottosezione della Polizia Stradale. Una rivendicazione che è propedeutica all'ottenimento di maggiori autovetture, maggiori uomini, proprio per intensificare il controllo del territorio in queste fasce orarie che sono preferite dai delinquenti per mettere in atto i loro proponimenti criminali.